Buongiorno a tutti, sono Antonio Longo, della sezione di Gallarate del Movimento Federalista Europeo e questo è il primo incontro di una serie che intende affrontare le problematiche che avremmo voluto affrontare con eventi pubblici diciamo, sulla via del percorso per una conferenza sul futuro dell'Europa. Noi avevamo già ipotizzato, come ricorderete, a gennaio, una serie di incontri, i primi devono essere dedicati alla Green Deal europeo. Queste cose sono state riportate anche nei nostri appunti federalisti dell'Alto Milanese, che sono uno strumento cartaceo per il contenuto dei nostri dibattiti. Oggi iniziamo questo primo esperimento con un'intervista a Massimo Gaudina, direttore della rappresentanza a Milano della Commissione europea e che ringrazio per la partecipazione, e proprio perché vogliamo iniziare con gli argomenti, diciamo, più di attualità. L'Europa è nel mezzo di una duplice crisi sanitaria ed economica e quindi è importante cominciare a capire subito che cosa sta facendo l'Unione europea al riguardo. E allora rivolgiamo un po' di domande al dottor Gaudina e la prima domanda è proprio sul che cosa sta facendo l'Unione Europea e la Commissione in particolare sulla questione dell'emergenza sanitaria. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, grazie al dottor Longo e grazie soprattutto di tenere vivo il dibattito sull'Unione Europea in questi tempi così difficili, così drammatici e così importanti. Sì, è giusto parlare di quello che fa la Commissione Europea anche in campo sanitario perché l'immagine pubblica, nell'immaginario collettivo, c'è un'immagine di un'Europa che non ha agito, che non è solidale, che è lenta e che non dà le risposte adeguate. Noi cerchiamo di far sapere invece tutto quello che effettivamente è stato fatto e si sta facendo e quindi grazie di averci dato anche questa opportunità. In campo sanitario, come avete già detto, le competenze in campo sanitario sono prevalentemente a livello nazionale. I paesi hanno trasferito a livello europeo o condiviso a livello europeo soltanto una piccola parte delle competenze sanitarie, ma la gran parte resta a livello nazionale. Nonostante questi limiti, la Commissione si è attivata subito in questa emergenza per la pandemia. Io vorrei ricordare rapidamente quattro diversi tipi di intervento. Il primo è il ruolo dell'Agenzia europea per la gestione delle malattie, l'agenzia ECDC, che sin dal 24 febbraio si è attivata, sono venuti in Italia gli esperti di questa agenzia per aiutare le autorità nazionali italiane. Che cosa fa l'ECDC? Emette delle linee guida, delle raccomandazioni, delle analisi del rischio e una serie di studi e di statistiche che vanno a beneficio di tutti i paesi europei affinché ci sia una base scientifica e una base di linee guida comuni. Per esempio, si raccomanda un certo tipo di test a chi è potenzialmente infetto. Per esempio, si incoraggia a effettuare questi famosi test tampone drive-in e altre cose. Sono raccomandazioni, poi i paesi possono seguirli oppure no. Questa è un'agenzia dell'Unione Europea. Secondo punto, se ne parla poco, ma dall'inizio dell'emergenza, dall'inizio di marzo, i 27 ministri della salute si riuniscono in videoconferenza quasi tutti i giorni, all'inizio era veramente tutti i giorni, insieme alla commissaria europea alla salute, Kyriakides. Perché? Perché bisogna scambiarsi informazioni, bisogna confrontarsi, bisogna cercare di coordinarsi. Questo è il coordinamento che si fa a livello di autorità nazionali. Da questo coordinamento stanno nascendo delle iniziative e da questo coordinamento uscirà anche la exit strategy su cui la Commissione sta lavorando, cioè la strategia di uscita dalla crisi, perché siamo entrati in questa emergenza in modo scoordinato, oggettivamente, tra 27 paesi. Bisogna cercare di uscirne in modo coordinato per evitare che poi le misure che vengono prese o tolte dai vari paesi siano incompatibili e non riescano poi a far ripartire l'Europa come mercato e come unione nei tempi giusti. Terzo segmento, quello molto operativo, quello diciamo,
dei dispositivi medici, delle mascherine, dei respiratori, dei kit diagnostici e di tutto quello che serve adesso nell'emergenza, soprattutto in Italia, ma anche in Spagna abbiamo visto e via via in tanti altri paesi europei. Quindi su questo la Commissione ha agito in modo molto forte sin dall'inizio per aumentare la produzione di questi dispositivi all'interno dell'Europa, per organizzare degli appalti europei su tutto questo, appalti europei che sono quasi completi, quindi stanno per essere inviati tutti questi prodotti che sono stati appunto finanziati da un appalto europeo, da quattro appalti europei separati, e poi un intervento forte anche affinché tutti questi prodotti vengano scambiati e vengano inviati ai paesi che sono più in difficoltà, perché all'inizio c'era stato un blocco, c'era stato un atteggiamento non del tutto, diciamo, solidale da parte di alcuni paesi europei che avevano per esempio bloccato delle mascherine che dovevano andare in Italia. Questo blocco è stato rimosso grazie all'intervento della Commissione europea e grazie a questo coordinamento dei 27 che abbiamo detto con la commissaria, per cui adesso invece arrivano dispositivi e materiali dalla Germania, dalla Francia, dall'Austria, dalla Repubblica Ceca, oggi dalla Danimarca, sono arrivati infermieri dalla Romania, sono andati in Austria e Germania dei pazienti italiani, quindi la solidarietà europea in questo momento sta veramente funzionando perché c'è un aiuto concreto e quotidiano da parte di tanti paesi verso l'Italia. Questo era il terzo punto. Il mio quarto e ultimo punto riguarda l'economia, perché le misure di cui parleremo più tardi, immagino, sugli aiuti di Stato e sulla sospensione del patto di stabilità, consentono anche all'Italia di finanziare in modo nuovo, in modo straordinario, in modo molto corposo i sistemi sanitari, quindi gli ospedali e tutte le persone che sono in prima linea, attraverso una serie di misure economiche dirette, quindi queste misure economiche sono il frutto di queste decisioni europee relative al patto e agli aiuti di Stato e anche all'utilizzo dei fondi europei che sono rimasti disponibili. Quindi c'è un'azione a tutto campo, forse non abbastanza conosciuta, ma assolutamente reale. Quindi quello che ci ha detto il dottor Gaudina mostra che la Commissione europea c'è e sul campo e sicuramente questa crisi sanitaria indurrà, a mio avviso, a un maggior coordinamento ancora tra i paesi dell'Unione anche sul fronte sanitario. E veniamo appunto come al secondo punto, diciamo, gli interventi sul versante più economico. Sicuramente quello più importante è stata la sospensione del patto di stabilità e di crescita da parte della Commissione. Ecco, un fatto significativo, importantissimo. Com'è stato possibile e che cosa vuol dire concretamente? Beh, è stato possibile perché siamo in un'emergenza senza precedenti e quindi si stanno prendendo dei provvedimenti senza precedenti e in modo assolutamente rapido. E ricordiamo che già nel patto di stabilità era prevista una forma di flessibilità e quindi la possibilità di spese straordinarie legate a eventi e circostanze eccezionali. E quindi il primo passo è stato quello di allargare la flessibilità e di ammettere nell'ambito del patto di stabilità tutte queste spese straordinarie legate all'emergenza. Poi si è visto che in realtà questo non bastava e che bisognava veramente sospendere il patto. C'è una clausola generale di sospensione del patto di stabilità che non è mai stata usata e che in questo caso, vista la situazione eccezionale, è stata applicata immediatamente, il che significa sostanzialmente che i parametri del patto di crescita e di stabilità relativi al deficit, relativi al debito, relativi ai percorsi di rientro che i vari paesi stavano compiendo sulla base delle varie raccomandazioni e indicazioni delle istituzioni europee, questi cammini di rientro in questo momento sono sospesi. In questo momento i paesi possono spendere e devono spendere tutto quello che possono per contrastare l'emergenza. Poi, quando l'emergenza sarà finita, se ne riparlerà, ma per adesso il patto è sospeso e quindi molte opportunità in più per finanziare a livello nazionale questa emergenza come sta facendo l'Italia. Ecco, sempre in questo ambito economico, ricordiamoci che siamo nella fase in cui la Commissione europea aveva lanciato qualche mese fa
questo grande piano europeo per il Green Deal. No? Ecco. Ora, nell'ambito di questo piano, sicuramente di una transizione verso un'economia sostenibile, sicuramente una grande parte diciamo, di questo piano è rappresentata dalla questione della ricerca, che sicuramente deve diventare il motore della nuova economia sostenibile post-crisi. Ecco, su questo punto e anche sulla questione, diciamo, sanitaria, la ricerca scientifica, che cosa si può dire a riguardo? Beh, la ricerca scientifica europea rispetto al coronavirus sta lavorando a pienissimo regime, anche qui con dei bandi e dei finanziamenti di emergenza. C'è stato un bando speciale per laboratori di tutta Europa per studiare vaccini, vaccini profilattici, vaccini terapeutici, per studiare nuove terapie, per studiare nuovi kit diagnostici. Tutto questo con un bando che è stato lanciato e concluso a tempo di record nel mese di febbraio, con 18 progetti che sono stati selezionati. In 9 di questi 18 progetti sono presenti degli enti di ricerca italiani e uno di questi 18 progetti è coordinato da un ente italiano che è Dompé Farmaceutica, insieme al Politecnico di Milano, insieme alla Statale di Milano, insieme al Centro Cineca di Bologna, che è un centro che si occupa di intelligenza artificiale. È un progetto molto interessante, si chiama Xcalate e cerca di applicare l'intelligenza artificiale alla lotta al coronavirus attraverso la raccolta di dati e poi l'applicazione e la ricerca di nuove proteine. È uno degli esempi, ma a parte questo bando specifico per il centro di ricerca, ce n'è stato un altro bando. Quello precedente era da 50 milioni di euro, quello di cui parlo adesso 164 milioni di euro, diretto alle start-up e alle piccole imprese tecnologiche che possono finanziare dei progetti nuovi, innovativi nel campo delle nuove tecnologie, anche qui applicati alla lotta al coronavirus e alla ricerca di nuove terapie e al monitoraggio, per esempio, anche delle persone. Tutto questo sempre nel rispetto della privacy, ovviamente. C'è stato un prestito di 80 milioni di euro a un'impresa tedesca, la CureVac, che era l'impresa che Donald Trump voleva acquisire poche settimane fa per portare questi vaccini che sono in via di sviluppo negli Stati Uniti. Invece questa azienda ha deciso di restare in Europa grazie al prestito di 80 milioni di euro della Commissione europea. Ci sono i lavori del centro di ricerche di Ispra. Visto che parliamo di Lombardia, a Ispra sul Lago Maggiore, il centro di ricerca della Commissione europea sta lavorando anche sul coronavirus e per esempio è stato trovato un nuovo materiale che rende i test con il tampone per il coronavirus, rende questi test più affidabili, cioè riesce a diminuire il margine di possibile errore di questi test. E grazie a questa scoperta, adesso, che è stata inviata adesso ai laboratori di tutta Europa, i tamponi saranno presto ancora più precisi di quanto non siano oggi. Quindi vedete che interventi sul lato della ricerca scientifica nel campo del coronavirus ci sono. Ricordiamo anche che il presidente von der Leyen si è circondato di un gruppo di scienziati che fungono proprio da consiglieri scientifici in questa fase. E tra questi c'è anche un'italiana, la dottoressa Capobianco dell'Istituto Spallanzani. Quindi sulla ricerca scientifica si sta facendo molto e c'è anche lo European Research Council, il Consiglio europeo delle ricerche, che nonostante le dimissioni del presidente Mauro, ex presidente Mauro Ferrari, sta compiendo moltissimi progetti, sono stati calcolati una cinquantina di progetti in corso o già conclusi, che in qualche modo stanno contribuendo alla comprensione di questo fenomeno. Mi sembra che appunto c'è un bel carnet di progetti in corso a riguardo. Volevo solo aggiungere sul Green Deal, visto che è stato citato, il Green Deal europeo, che come sapete era la grande priorità per i prossimi 7 anni del futuro bilancio europeo. Per adesso è stato accantonato perché in queste settimane si parla evidentemente di questa grandissima emergenza del Covid-19, ma il Green Deal resta la grande priorità per il medio-lungo periodo e non appena si uscirà dall'emergenza, si passa a una fase nuova dell'Unione Europea, la fase del recovery plan e quindi della ripresa economica che dovrà iniziare il più presto possibile, dovrà essere basata su un piano di investimenti senza precedenti. Non sappiamo ancora in quale forme, perché
adesso mentre parliamo non si è ancora concluso, non è neanche iniziato la sessione finale dell'Eurogruppo, quindi non sappiamo bene che cosa succederà sul lato economico-finanziario, ma al di là delle decisioni dell'Eurogruppo e del futuro Consiglio europeo, ci sono già tutti gli strumenti che abbiamo detto, l'uso dei fondi europei rimasti, il patto di stabilità, gli aiuti di Stato, il programma SURE per l'assicurazione, per la cassa integrazione europea, ma soprattutto ci sarà bisogno presto di un accordo fra i 27 governi per avere un bilancio 2021-2027. Voi sapete che il bilancio europeo funziona a settennati, noi siamo nell'ultimo anno del settennato attuale. Ci vuole un bilancio nuovo, forte, che faccia ripartire l'Europa il più presto possibile, che abbia degli investimenti straordinari e che faccia ripartire, tra l'altro, anche la questione del Green Deal e anche la questione del digitale, che è una delle due grandi priorità previste prima della crisi. Ecco, sul Green Deal sicuramente torneremo in seguito e sarà uno dei piatti forti dei prossimi incontri che faremo anche online. Ecco, volevo un attimo soffermarmi più sul versante sociale. Lei ha accennato al programma SURE, che è stata ribattezzata come Cassa Integrazione Europea. Ecco, a me piace ricordare anche come federalista che l'assegno europeo di disoccupazione è stato negli anni passati una delle rivendicazioni del movimento federalista europeo. Quando facemmo la campagna anni fa sul New Deal for Europe, che chiedeva alla Commissione un piano di investimenti per l'economia europea, ebbene, uno dei punti forti era questo assegno europeo per la disoccupazione, perché oggi siamo in una situazione in cui ecco, la crisi economica che deriverà dalla crisi sanitaria, ecco, fa già capire che siamo di fronte a un'emergenza sul fronte sociale. Ecco, allora il fatto che la Commissione abbia risposto con questo programma SURE a 100 miliardi è significativo. Può spiegare brevemente, diciamo, i caratteri di questo programma SURE? Sì, è un'iniziativa che in qualche modo anticipa un progetto di più lunga durata che la Commissione von der Leyen aveva già nel suo programma di lavoro. Voi sapete che la Commissione e la Presidente von der Leyen avevano annunciato l'idea di avere uno schema di riassicurazione europeo rispetto alle misure antidisoccupazione, dei singoli paesi, quindi una specie di aiuto appunto alla lotta alla disoccupazione su scala europea. Questo era previsto nel programma di lavoro, doveva essere proposto prossimamente e lo sarà una volta finita l'emergenza, ma diciamo una forma pilota di questa iniziativa è venuta adesso con questa emergenza e si è visto che subito nell'immediato ci sono milioni di persone che stanno rischiando di perdere il posto di lavoro in Europa o di diminuire il loro reddito. E quindi c'è stato bisogno di lanciare subito un'iniziativa. SURE è la prima risposta in questo campo, non sarà l'ultima perché seguiranno altre iniziative. Si tratta di raggruppare 25 miliardi di euro come garanzia, e questi 25 miliardi saranno forniti da tutti i 27 paesi, quindi tutti parteciperanno allo sforzo, anche se non tutti forse ne beneficeranno. 27 paesi che comporranno questi 25 miliardi di garanzia, grazie alla quale sui mercati si andranno a raccogliere 100 miliardi di euro, questa è la previsione con l'effetto moltiplicatore, e con questi 100 miliardi di euro poi si potranno aiutare i paesi che sono più in difficoltà proprio per azioni dirette al sostegno al reddito e lotta alla disoccupazione. Parliamo anche di organizzare e finanziare per esempio dei corsi di formazione attraverso i quali le aziende possono mantenere i loro dipendenti invece di licenziarli o invece di ridurre l'orario di lavoro. Quindi l'Europa fornirà questi mezzi ai paesi, i paesi li forniranno poi alle aziende e anche ai lavoratori autonomi che avranno dei sostegni diretti e si può prevedere che l'Italia sia sicuramente, forse il paese beneficiario più di tutti o comunque sicuramente tra i maggiori beneficiari di questo strumento che, ripeto, è uno sforzo di 27 paesi che andrà a beneficio di chi soffre di più, quindi anche questo è un esempio di solidarietà. Ecco, l'ultima domanda è su un versante un po' diverso, voglio dire, la crisi economica derivante dalla crisi sanitaria è
fa scattare in alcuni paesi la tentazione dell'uomo forte, di dire diamo i pieni poteri a chi governa. È quello che è successo in Ungheria di recente. Capita spesso appunto in questi momenti che ci possa essere questa tentazione di risolvere con un abbassamento del livello di democrazia e un accentramento dei poteri da parte dei governi nazionali. Tutto questo indigna l'opinione pubblica europea democratica, che non può accettare che alcuni stati membri vadano in una direzione di un abbassamento del livello della democrazia. Che cosa è successo ultimamente? Che cosa sta facendo la Commissione nei confronti di questi paesi? Sullo Stato di diritto, come sapete, sono già state lanciate delle procedure di infrazione l'anno scorso, negli ultimi 2 anni, quando vicepresidente della Commissione era Frans Timmermans. Voi sapete che la Polonia è in procedura di infrazione già da un anno, e la Corte di Giustizia europea, tra l'altro, proprio pochissimi giorni fa, ha chiesto alla Polonia di sospendere questo organo, la Camera di Disciplina della Corte Suprema, che è questo organismo che praticamente può giudicare o sanzionare i giudici, ed è un organo a guida politica, quindi è un meccanismo che non rispetta l'indipendenza dei giudici, ed è per questo che la Commissione ha lanciato la procedura di infrazione e ha chiesto alla Corte di Giustizia delle misure di interim che adesso la Corte di Giustizia ha chiesto alla Polonia. Quindi sull'indipendenza dei giudici in Polonia c'è una procedura di infrazione forte, in Ungheria ci sono svariate procedure di infrazione per le questioni sollevate, i media, la società civile, eccetera, e quindi anche qui la Corte di Giustizia e il Consiglio stanno lavorando per seguire e monitorare questa situazione. Sull'emergenza, molti paesi in questi giorni stanno prendendo delle misure straordinarie, delle misure che in tempi normali sarebbero probabilmente discutibili, ma che in tempi straordinari sono necessarie per gestire l'emergenza. Detto questo, la Commissione ha sempre detto che queste misure devono essere proporzionali, proporzionate all'emergenza, e devono essere limitate nel tempo. Queste nuove misure prese dall'Ungheria sono seguite con la massima attenzione, perché bisogna capire se queste condizioni, cioè la proporzionalità, i limiti temporali, ma soprattutto il rispetto dello Stato di diritto e quindi dei cardini dello Stato di diritto in termini di democrazia, di pluralismo, di libertà dei media soprattutto, visto che c'è un passaggio molto, molto delicato sulle fake news che l'Ungheria può punire con svariati anni di reclusione, e quindi un possibile attacco alla libertà dei media. Ecco, tutto questo è seguito con grande attenzione, e la Commissione sta studiando e studierà diciamo, il testo finale di questa legislazione, e poi prenderà le misure che chiedono a noi. Bene, direi che con l'auspicio che oggi pomeriggio, nei prossimi giorni, si prendano le decisioni giuste per il rilancio dell'economia europea. Ecco, ringrazio il dottor Modina, io credo che abbiamo fatto una chiacchierata molto importante, molto utile, perché si possa, diciamo, cominciare a diffondere anche attraverso i social. Ecco, una visione, diciamo, positiva e costruttiva dell'azione europea. Questo è importante per dare fiducia ai cittadini e per recuperare il consenso verso l'Unione Europea. Ringrazio il dottor Gaudina e alla prossima puntata. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie, arrivederci, grazie mille.